Noi fatichiamo chi riesce a faticare per pagare bollette e l'affitto, non per andare in vacanza o per andare al ristorante a mangiare sushi, hai capito? Stiamo a tribolare, per questo stiamo a tribolare, non ne potremo più. Fate qualcosa, perché stiamo morendo tutti. È salito sul tettuccio dell'auto per sfogare la rabbia e far sentire a tutti il proprio grido di dolore. Massimo Sturani, barista di Ancona, sabato scorso si è posizionato di fronte al suo locale e ha impugnato un cartello con su scritto «Un anno di sole promesse, siamo disperati». Tutti i giorni 500 persone che muore, te pare normale, ma non è normale che dopo un anno non sei riuscito a perlomeno abbassare la cosa. Che cazzo c'è a fare lassù? Niente, c'è qualcuno che capisce più da te, c'è il televisore, ogni canale c'ha un virologo suo, tutti capisce, ma a me mi pare che tutti non capisce. Bravo, c'ha ragione Massi! L'uomo di 66 anni protesta contro il governo per le chiusure imposte e la mancanza di ristori adeguati per far fronte alla grave crisi economica dovuta alla pandemia. Cosa ci mette, ma fai delinquenti? Solo quello potevo fare. Cosa mi metto a fare oggi? Io ho 56 anni che giù. Cosa mi metto a fare? Busso alla mafia, alla 'ndrangheta, gli dico c'è lavoro per me. Come cazzo, porca Allora lo Stato deve intervenire con degli aiuti sufficienti. Massimo mai ha detto avrebbe immaginato di ritrovarsi in una situazione come questa. Quali sono le difficoltà e come sta cercando di affrontarle? Siamo arrivati proprio alla frutta, come si suol dire, perché è molto semplice. Prima si incassava 10 euro e c'era di 8 euro di spese, 2 euro rimaneva in tasca. Adesso invece si incassa niente, però le spese ci sono sempre. E quindi ha deciso di intraprendere una battaglia personale, ha ricevuto davvero tanta solidarietà in questi giorni e da tutta Italia. Quali sono le priorità? Che cosa spera di ottenere in questo modo? O in sicurezza ci fate aprire oppure ci fate chiudere completamente. 3 mesi, 4, 6, 8, va bene, io sto a casa, ma ovviamente mi dovete tenere in piedi l'attività, quindi dei ristori adeguati per coprire luce, acqua, gas, affitto, dipendenti. Anche perché la mia protesta lì sopra era per andare oltre alle chiacchiere che di solito si fanno. Quindi uno fa le chiacchiere, quelli fanno promesse e lo sappiamo tutti, no? Quali sono le promesse sempre dello Stato? Quindi io, ecco, la mia posizione sopra la macchina era per un pochino in più risalto alla situazione. Perché non è semplice, credetemi, montare sopra una macchina e stare lì a fare il deficiente, no? Non è semplice. L'unica paura è che quando uno fa queste cose poi ci saranno dei controlli memorabili e allora a quel punto vi chiamo, perché tanto io chiuso per chiuso non mi importa più niente, tanto ormai siamo alla fine, quindi alla fine vado a chiudere per magari una cosa giusta, no? Perché così non me ne va proprio di chiudere, così non voglio chiudere così, ok?